Si è svolta questa mattina presso la sala del Consiglio Comunale la manifestazione finale del concorso Differenza la tua scuola, promosso da ERA e Comune nelle scuole della città, nel corso della quale sono stati premiati gli istituti più ricicloni. Anche quest'anno a vincere è stato l'ITP Bucci. Questa mattina nella sala consiliare del Comune di Faenza i bambini delle scuole del Faentino verranno premiati per che cosa? Beh, verranno premiati perché sono stati bravi nella raccolta differenziata. Facciamo un concorso a 13 anni in tutte le scuole del comprensorio Faentino proprio per far capire ai bambini che l'attenzione all'ambiente e l'attenzione al riciclo è una delle cose più importanti che ci sono nella nostra società. Come hanno preso il progetto? Beh, diciamo che sono tutti entusiasti, poi è chiaro che andiamo nella direzione di bambini che hanno da 5-6 anni fino a 15, quindi ognuno di loro ha la propria sensibilità, ma l'importante è che abbiano quotidianamente questa consapevolezza. E chi sono stati i più bravi? Beh, diciamo che quest'anno i più bravi sono stati quelli dell'Istituto Bucci, come al solito sono fra i più virtuosi. Esattamente cosa dovevano fare, come avete fatto a valutarli, un po' tutto il progetto in sé? Beh, diciamo che dovevano raccogliere sostanzialmente quelle frazioni che è più facile trovare negli istituti, per cui carta, cartone, e plastica e le lattine che usano per le loro merende. Il materiale viene raccolto attraverso una raccolta settimanale, dei sacchi che vengono contati, pesati e proporzionati al numero degli alunni che sono nell'istituto in modo che ci sia equivalenza nella valutazione. Secondo lei perché proprio loro sono stati di nuovo i più bravi? Beh, non lo so, comunque diciamo che possono concorrere tante cose, la responsabilizzazione, l'età, il contributo che danno gli insegnanti che è strategico in queste attività. Esattamente, qual è l'importanza di questo tipo di progetto? Beh, diciamo l'importanza è quella di avere una buona sensibilità nell'aspetto ambientale generale. La nostra società oggi vive con una coda che si trascina di rifiuti che impatta fortissimamente su tutta l'economia generale, quindi avere questa consapevolezza vuol dire far bene all'ambiente. Quindi partire dai più giovani in modo che diventino degli adulti responsabili? Beh, questo è l'obiettivo, in modo che quando sono grandi intanto lo sappiano e siano responsabili, ma allo stesso tempo che possano per emulazione trasmettere le stesse cose anche ai propri genitori, che in tanti casi sono un po' meno ricettivi. E a proposito di questo, un po' come va la raccolta differenziata nel nostro territorio? Allora, diciamo che a Faenza la raccolta differenziata anche quest'anno è ampiamente oltre il 50%, quindi siamo circa al 53%. È un bel risultato che gratifica lo sforzo di tutti i cittadini. Esiste un comune più virtuoso di altri? Sì, ma ovviamente non c'è limite a questa raccolta differenziata, quindi a seconda delle strategie che si adottano e dell'impegno dei cittadini si possono ottenere risultati importanti. Voi siete gli alunni che hanno vinto il premio di quest'anno come classe più riciclona. Quanto è importante secondo te la raccolta differenziata? Secondo me, anche secondo il nostro istituto, la raccolta differenziata è molto importante sia per noi, sia per l'ambiente che per altre persone. Come l'avete fatta in classe o comunque a scuola? Intanto con l'utilizzo di adeguati cestini per ogni tipo di rifiuto e spesso notando che il cestino della raccolta indifferenziata si consigliava di dividere ogni rifiuto per ogni tipo di cestino. Invece a casa come va? La fate la raccolta differenziata? Ne avete parlato anche fra di voi? Sì, a casa ovviamente si fa, credo anche sia più importante che farlo a scuola, si gestisce nello stesso modo con sacchi della spazzatura differenti e credo che bisogna stare più attenti che a scuola perché cioè a casa ci siamo solo noi, quindi dobbiamo gestirsi noi. Siete più bravi voi giovani o i genitori? Noi giovani. Francesca Diletta per Faenza Web TV.